Ciao Renzo, buongiorno Barenson, cose brevi e svelte perché non voglio essere odiata dal pubblico sportivo Ciao italiano, Sandra, senti, quindi ma tuo marito dov'è in questo a momento? casa in attesa che io scompaia, che appaia un calciatore. Allora io sono di troppo. Molto di troppo, molto molto. Barenson no. Scusa Sandra, com'è stato preso secondo te nelle case italiane questo connubio? Gli sportivi sono molto arrabbiati, per esempio? Ma gli sportivi credo e le signore, perché pare che ci sia una specie di insalata, però io non l'ho visto quindi non posso giudicare, anzi vi faccio tanti auguri per questa vostra trasmissione. Ecco, noi invece vogliamo giudicare lo spettacolo. Che stai facendo? Sto Com'è? facendo assurdamente vostri e lo Nostri? giudicherete vostri vostri, sì. Stiamo facendo perché siamo in sei a fare questo spettacolo e per giudicarlo lo vedrete. Raccontaci un po' di che si tratta. Sono negata per raccontare. Chiamatemi mio marito per Dunque, piacere. Mio marito è Enzo Garinei. Chiamate mio allora, marito. qualcuno della troupe chiami Enzo Enzo Garinei. Garinei? Signor Garinei? Enzo Garinei? Un po' più svelto? Andiamo in scena? No, vieni qui a raccontare lo spettacolo perché sono negata e parla Ciao. qui, parla qui, parla qui, E parla come va la qui, Lazio? parla qui, parla Quanto qui. sta... La Lazio, quanto... sapete qualche notizia della mia squadra? No, 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 qualcuno dia un microfono a Garinei. Sì, non funziona. Qualcuno, eccolo qua, eccolo Ah, qua. qualcuno, questa mano la Eccolo qua, conosco, eccolo questa qua, mano la eccolo qua. conosco. Sì. Della Lazio Spiega, si sa spiega. niente quanto sta la Lazio, non si Spiega sa. lo spettacolo, Lo spiega. spettacolo Assurdamente Vostri, il nostro Assolutamente vero. spettacolo, Di, tre di, di di. Alan Ashbourne, sì. La Spiegami. commedia è la storia di tre coppie. Tre coppie di marito e moglie. Il primo atto si svolge a casa nella Nostra. cucina nella nostra cucina. Il secondo atto, un anno dopo, nella cucina di un'altra coppia. Il terzo atto, nella cucina di un'altra coppia, l'hanno appresso. Insomma, ecco.